graficamente, ma nel gameplay. No. Benvenuti in Meme e molto altro, io sono il Meme Arancione e oggi perché non indosso la maglia di Dragon Ball? Perché sa lavare. Oggi voglio parlarvi di Biomutant. Eh sì, Biomutant, dopo aver fatto due gameplay di cui uno l'ho diviso in due parti e lo ha là l'altro. L'altro anche in due parti. Voglio dire la mia su questo Biomutant. Ovviamente questa non è una recensione, non è una recensione, ma è un più quello che ne penso a caldo o a freddo, come si vuol dire. Allora, Biomutant è spettacolare a livello grafico, veramente veramente ben fatto, e tutti i dettagli del paesaggio, anche delle piccole cose sono ben fatte, tipo il liquido nero che troviamo quasi all'inizio del gioco appena combattiamo con tutti quegli altri mutanti, e è ben fatto perché se ci cadi dentro la vischiosità si sente, si vede, e come così anche tutte le foglie, tutte queste cose sono ben caratterizzate. Cosa voglio dirvi? Allora, Biomutant secondo me ricorda molto, non so perché, a me personalmente ovviamente, Zelda Breath of the Wild. Perché dico questo? Allora, innanzitutto, dopo aver creato il personaggio, che comunque sia, è un'ottima cosa quella, perché ognuno se lo fa come gli pare. Poi, voglio dire, il mutante è sempre quello, però cambia anche nell'aspetto, nelle classi e proprio nell'aspetto fisico, perché se tu lo fai tutto forza diventa un coso così, se lo fai tutto intelligenza diventa così, però col capoccione, che vuol dire che è più intelligente. È uno stereotipo questo, però. Però tralasciando andare o lasciando andare. E che vi stavo dicendo? Perché Zelda Breath of the Wild mi viene in mente? Perché quando salviamo due ruote, cioè l'obsoleto, quel mutante sulla sedia a rotelle, per farvi capire meglio, raccontano la storia che ci sono i mangiamondo. Allora, questi mangiamondo che uno sta a sinistra, uno a destra, uno in alto, un altro in alto a destra, mi ricorda molto i colossi, se ben ricordo che si chiamano i colossi di Zelda Breath of the Wild. Sconfiggendoli si apriva il castello al centro, e io credo che sia così. Poi posso anche sbagliare in tutto perché sono umano. Però questa cosa, che è un po' uno scopiazzamento, perché ormai tutti i giochi sono così. Quando fanno un capolavoro come Zelda Breath of the Wild, tutti a copiarlo, in questo caso anche Biomutant. È uscito appena adesso il nuovo capitolo di, porca miseria, come si dice, Horizon, e già lì anche la vela che si vede nel gameplay, la vela quella tutta tecnologica, è anche un chiaro riferimento a Link di Zelda Breath of the Wild. Biomutant, come ho detto prima, mi è piaciuto molto graficamente, ma nel gameplay no, perché è troppo semplicistico. Voglio dire, per fare un esempio molto ingiurioso, Skyrim non c'entra niente, ma anche dello stesso Zelda avanzi con delle abilità che non hai, un po' come Biomutant, ok, però avanzi in un mondo sperduto, puoi andare ovunque in questo mondo. In Biomutant, almeno all'inizio, no, poi non lo so, può essere che cambia tutto quanto, però mi sembra tutto, è un open world, diciamo, non lineare, però insomma devi andare lì a uccidere gli altri mutanti per andare avanti, uccidere anche gli altri mutanti grossi per andare avanti. Non c'è una vera esplorazione, almeno da quanto ho visto io fino adesso, anche se sono proprio all'inizio praticamente del gioco, e quindi potrei anche sbagliarmi, ma su quel lato non mi è piaciuto molto, perché le meccaniche sono un po' vecchie, un po' retro, per così dire. Però devo dire che è un bel gioco, graficamente curato nel personaggio. La storia, allora, la storia è bella, perché ci sta. La storia è bella, ma i dialoghi. Non puoi fare un gioco e mettere tutti quei dialoghi. Devono capire che non è un film. Capisco che i dialoghi sono molto profondi, per esempio anche con la madre di lui, quando vediamo perché è stato attaccato il villaggio
e tutte queste cose qua che la madre gli insegna, il padre, vabbè, gli insegna a raccogliere dentro la cosa, la cesta del bucato, quell'altro invece gli insegna a raccogliere mezza monnezza, però ci sta per il crafting del gioco, perché nel gioco dobbiamo costruirci o riparare le nostre armi, però credo più costruirci e possiamo anche personalizzare le armi. Questa è un'ottima cosa perché ognuno se le fa come gli pare, un po' come il personaggio. Però rallenta nei dialoghi tanto il gioco ed è un peccato, anche perché c'è questo narratore che praticamente dice quello che dicono gli altri. Un po' rallenta, un po' veramente secondo me rallenta questa cosa. Oltre questo, cosa dirvi di più di Biomutant? Allora, secondo me è un titolo da comprare perché è divertente e fatto molto bene. Nel gameplay, sì, quella è una mia opinione che magari è troppo lineare, ma sono sicuro che a tanti piacerà e a tanti no, come tutte le cose. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi anche su Facebook e su Instagram. Vi prometto anche qui alla fine del video. Perché l'ho messa anche all'inizio, se avete visto all'inizio. E me in arancione vi saluta e al prossimo video! Ciao!